Carlo Nardone, Senior Solution Architect di NVIDIA. Mi tieni il tempo poi anche 5 minuti. Ah, eccolo qua. Okay. Ok, grazie. Ho cambiato leggermente il titolo per dare diciamo, un quadro un pochino più generale di quello che, di cui vorrei parlare in questa mezz'oretta. Sostanzialmente cercando di evidenziare alcuni elementi innovativi della nuova offerta NVIDIA in ambito diciamo, data center a tutto tondo. Si è parlato chiaramente con tutti gli interventi della giornata, si è parlato di CPU, GPU, accelerazione, interconnessioni, eccetera. Vediamo un pochino di andare un po' nel dettaglio riguardo appunto a quello che offre NVIDIA nella integrazione di questi elementi. Il solito classico disclaimer. Allora, abbiamo già diciamo, annunciato già da tempo, credo al GTC, alla nostra conferenza tecnica dell'anno scorso, abbiamo annunciato la nostra nuova linea di sistemi basati che implementano sostanzialmente CPU e GPU in maniera integrata. Queste GPU sono basate su un'architettura ARM, quindi sostanzialmente sono una sorta di breakthrough rispetto al tradizionale mercato dell'x86 in ambito server. Chiaramente, come sapete, ARM è molto presente in altri tipi di infrastrutture, nel mobile, eccetera. Qui stiamo parlando di CPU per il mondo dei data center, quindi di classe diciamo elevata. Ci sono due flavor riguardo ai quelli che noi chiamiamo super chip che abbiamo introdotto sul mercato e sono disponibili, come vedremo tra un attimo sulle slide, tramite E4. Sono due flavor. Abbiamo un super chip basato su due chip integrati nello stesso package, Grace. Così noi diciamo il termine in codice, appunto Grace, che è una CPU ARM, come dicevamo. Quindi sostanzialmente è una tipologia di prodotto che sostanzialmente serve per venire incontro alle esigenze di data center, in cui anche di tipo HPC, dove sostanzialmente l'accelerazione ancora non gioca un ruolo rilevante per vari motivi, e ci sono molti codici, molte applicazioni che effettivamente hanno bisogno, diciamo, non riescono a sfruttare l'accelerazione GPU. L'altro flavor è il Grace Hopper, e quindi combinano lo stesso package con l'opportuno base di silicio, integrano insieme appunto una CPU ARM Grace con una GPU Hopper, sostanzialmente equivalente a un H100 come quelle che vedete, che trovate o nella modalità PCI Express o nella modalità SXM, quindi con NVLink. Chiaramente quest'altro tipo di prodotto che vedete a sinistra è pensato per combinare, per avere in modalità ibrida una combinazione sinergica fra la CPU di ultima generazione, come vedremo poi nelle sue caratteristiche precipue di efficienza energetica, combinarla insieme con un'interconnessione ad alte prestazioni direttamente nel package con la GPU stessa, il che permette vari tipi di ottimizzazioni delle applicazioni accelerate, come vedremo nel corso della presentazione. Questo approccio non è soltanto sulla carta, è stato adottato ormai da diversi centri di supercalcolo, è stato citato in Taiwania, credo, dal collega di Asus, citerei anche Alps a Lugano, CSCS. Quindi è un approccio che sta prendendo piede per varie motivazioni, non ultima ovviamente anche proprio il fatto che, come è stato detto più e più volte oggi, c'è questo aspetto pressante dell'efficienza energetica dei consumi. Accennavo appunto alla partnership con E4. E4 può mettere in campo grazie ai suoi laboratori e il proprio data center è in grado di fornire sostanzialmente sistemi in modalità proof of concept. Contattate naturalmente i vari colleghi E4 presenti oggi
in questa conferenza, per poter sfruttare, diciamo, questa opportunità. Chiaramente sistemi Grace, Grace Hopper, mondo ARM, abbastanza diverso dal mondo x86, come vedremo tra un attimo l'ecosistema in realtà è molto più ricco di quello che un po' fino a poco tempo fa sembrava, un po', diciamo, un po' una sorta di luogo comune da sfatare il fatto della difficoltà di passare ad ARM, diciamo. Però chiaramente una proof of concept sicuramente è vantaggiosa da vari punti di vista per le varie situazioni, per i vari clienti. Come dicevamo, è stato detto più e più volte oggi, c'è questo aspetto pressante, forse l'aspetto più pressante nel futuro dei data center è la disponibilità di energia elettrica, come è stato detto varie volte, si parla addirittura di incorporare nel data center dei small modular reactor nucleari per poter soddisfare le esigenze, le richieste di grandi sistemi, in particolare accelerati, ma non solo. Ricordo che comunque, diciamo, Nvidia, grazie alla lunghissima esperienza, lunghissima tradizione con CUDA, che ormai ha 16-17 anni ormai di vita, si è creato un tale ecosistema di librerie, di framework, di applicazioni, tale per cui sostanzialmente c'è una grandissima varietà di workload accelerati, compresi naturalmente quelli dell'intelligenza artificiale, come ben noto. Tranne magari qualche applicazione, qualche codice di nicchia a cui ho accennato precedentemente. C'è anche da dire che, come vedete nella slide centrale, tra l'altro ricorda un pochino anche quello che ha fatto vedere Paolo, mi sono piaciute molto i diagrammi di Paolo di dettaglio su questo, qui è un po' più sketchy come discussione, l'evoluzione della prestazione GPU circa fattore 2 all'anno, fattore 3 ordini di grandezza in 10 anni. Chiaramente, come sapete, almeno per quanto riguarda il single core, c'è il classico plateau ormai da anni per quanto riguarda le CPU. Ok, quindi andiamo a qualche dettaglio in più dal punto di vista del bits and bytes. Non andrò a descrivere tutti i numerini, perché, diciamo, anche perché è un po' tardi, siamo un po' tardi nel pomeriggio, inoltrato, quindi appunto non andrò lì a dettagliare, però diciamo che abbiamo parlato di ARM, abbiamo parlato di architettura di tipo server data center, quindi Neoverse versione 2, gran numero di core, supporto naturalmente per le calcoli vettoriali. La cosa interessante da notare è che in questo superchip Grace c'è un'interconnessione ad alte prestazioni che noi chiamiamo chip to chip, a 3.2 terabyte al secondo fra i due chip stessi, quindi sostanzialmente il sistema è, diciamo, è un dual socket molto tightly coupled, contrariamente, cosa che è essenziale per la scalabilità delle applicazioni. L'altro aspetto interessante di questi sistemi è che abbiamo adottato una nuova tecnologia di memoria, una low power memory, che ricorda un pochino quella che viene usata in sistemi di fascia bassa, riveduta e corretta per il mondo dei data center. Il risultato è che sostanzialmente il consumo energetico di questo tipo di memoria è sensibilmente ridotto qui rispetto alle classiche memorie di sistema appunto tradizionali sotto 6, quindi permette nel complesso, mettendo insieme sia il CPU ARM dual socket integrati nello stesso package più la memoria di tipo low power, si ottiene sostanzialmente un sistema server dual socket che consuma sostanzialmente meno di un server tradizionale, con prestazioni sostanzialmente paragonabili e anche in taluni casi, come vedremo, in qualche tipo di applicazione anche superiori. C'è sopra il full Nvidia software stack, una cosa che rivediamo spesso: Nvidia non è soltanto hardware, non è soltanto GPU, è anche tutta la serie di librerie e di software SDK che abbiamo creato nel tempo grazie alla base, diciamo, creata con CUDA. E quindi questa è stata portata tutta su questa nuova architettura ARM. Dicevamo appunto dell'ecosistema ARM legato ai data center.
La base è ARM V8, ottimizzazione ARM V9. Su questa poi, quindi qui abbiamo sostanzialmente, riconfinando per ARM V9, avete un eseguibile portabile, completamente portabile indipendentemente da Nvidia, Grace o altri. E tra l'altro, en passant, molte altre realtà stanno adottando ARM nei data center, in particolare gli hyperscaler. Quindi diciamo, è una scelta di mercato che permetterà sicuramente un'apertura, diciamo, ad architetture diverse rispetto appunto al classico x86. Sopra questo poi abbiamo appunto tutte le ottimizzazioni della piattaforma Nvidia, se si vuole ottimizzare specificatamente per Grace. Qui diciamo un po' evidenziamo un po' ad alto livello l'adozione di questo ecosistema per Nvidia Grace, per questa nuova architettura CPU. C'è l'adozione chiaramente di centinaia di software tipo open source, non solo quello, ma vedremo qualche esempio anche di ASV commerciali, cosa che è molto importante naturalmente in varie situazioni di tipo enterprise, non soltanto ovviamente ricerca. Un'altra cosa da evidenziare è la ormai diciamo quasi completa compatibilità con il diciamo sostanzialmente con l'ecosistema del cloud native. Quindi CNCF è la fondazione che cerca di standardizzare le tecnologie cloud native. Quali sono i vantaggi? Sostanzialmente è miglior prestazioni flop per watt, se volete, che si riflette poi su una riduzione del total cost of ownership. Poi sulla base dei calcoli, faceva vedere Paolo prima, se uno va a fare un po' la tabellina del TCO in 3 anni, quanto può andare a risparmiare in termini di energia, quindi poi anche effettivamente di costi. Esempi di adozione da parte degli ASV, dei software commerciali a cui appunto accennavo. Qui abbiamo due esempi molto importanti nel mondo della simulazione numerica, quindi tipo CAE, ANSYS da un lato, Siemens dall'altra, hanno tutti annunciato supporto appunto per questo tipo di architettura, cosa molto importante, abbiamo detto, per far diventare questa piattaforma un qualcosa di pronto per il mondo enterprise, anche per tipi di applicazioni tipo HPC industriale. Un altro esempio è il classico codice LS-Dyna. Qui, al di là un po' dello specifico dettaglio delle varie piattaforme che sono confrontate, sostanzialmente qui stiamo vedendo che in specifici casi, questo poi tra l'altro l'ha tirato fuori ANSYS, in specifici casi con griglie di test specifiche, effettivamente la nuova tecnologia è in grado di garantire prestazioni proprio in maniera assoluta molto vantaggiose, non soltanto quindi price performance o comunque performance per watt, ma anche in termini di prestazioni assolute. Questo perché per vari motivi: primo, per il discorso della integrazione molto stretta fra i due chip nel package, e come anche la banda di memoria disponibile. Stessa cosa per un altro codice di crash, OpenRadius. Qui in questo caso le prestazioni sono paragonabili a architetture concorrenti, x86, l'efficienza energetica effettivamente nei vari casi di test standard proposti da OpenRadius si vede che in basso vedete che effettivamente risultati per watt sono particolarmente significativi dal punto di vista proprio di miglioramento dell'efficienza complessiva dei sistemi. Stessa cosa per codice di simulazione di pozzi petroliferi, o comunque reservoir petroliferi, Petrobras. Stessa cosa, stiamo vedendo le prestazioni del il kernel di questo tipo di codici, quindi il solver lineare, prestazioni assolute sicuramente molto interessanti, ma ancora di più, di nuovo, l'efficienza energetica
passiamo da un fattore 2, 3 fino anche a 4. E qui, fin qui abbiamo parlato del grace-grace, quindi il, diciamo, ulteriore esempio, un codice di ottimizzazione, questi tipi di codici di tipo mixed integer programming sono particolarmente difficili da accelerare, vanno bene su, ecco perché vanno bene sulle CPU tuttora. Quindi questo codice è stato ottimizzato per Grace e vedete di nuovo, qui di porto delle prestazioni ci sono i tempi, quindi tempo ridotto, più è basso meglio è sostanzialmente. Anche qua di nuovo diciamo quello che vi aspettate, cioè un effettivo miglioramento diciamo introdotto grazie alla nuova architettura. Dicevo, fino adesso abbiamo visto il caso CPU pure, quindi Grace. Vediamo perché abbiamo pensato di combinare in maniera, diciamo, un sistema ibrido tightly coupled, combinare CPU e GPU. Questo perché, come è ben noto, non tutte le applicazioni sono estremamente massivamente parallele. Si parla di calcolo parallelo massivo, stavo guardando qui il collega, ne parlavamo 30 anni fa, siamo ancora a questa discussione. Qui chiaramente riveduta e corretta, ci sono comunque molte applicazioni che hanno comunque delle fasi sequenziali significative, legge di Amdahl, non puoi andare oltre un certo speed up perché c'è la componente sequenziale che vedete in grigio lì a sinistra, quindi bisogna combinare in maniera furba, in maniera ibrida, diciamo, sfruttare diciamo, un'architettura ibrida in modo da combinare il meglio delle due architetture, CPU molto buona per latenza, su diciamo pochi thread, GPU molto buona per, diciamo, per il throughput e la banda su una memoria molto elevata con tanti thread. Quindi come fare a far parlare tra di loro queste due architetture? Tradizionalmente, come sapete, si adotta sui sistemi in maniera standard, si adotta sostanzialmente PCI Express, a vedere CPU x86, la GPU scheda PCI Express, anche tra l'altro nelle versioni GPU con NVLink, anche lì c'è comunque il bottleneck della PCI Express per far parlare la memoria di sistema con la memoria della GPU, memoria grafica, cosa che naturalmente diventa un bottleneck in molte situazioni in cui c'è bisogno di un traffico più frequente tra le due componenti. Quindi, diciamo, per sfruttare quello che c'è in CUDA ormai da diversi anni, quella che noi abbiamo chiamato Unified Virtual Memory, per sfruttare questo al meglio dal punto di vista hardware, effettivamente il superchip Grace Hopper è in grado di far parlare ad alte prestazioni, 900 GB al secondo, la componente Grace, quindi ARM CPU, con la componente Hopper, la GPU. Ecco come appare il superchip. Vabbè, molto high level come diciamo discussione. Qui evidenzio un punto: spesso nel mondo, specialmente nel mondo HPC, è particolarmente importante il bilanciamento tra quante CPU ci metto nei sistemi, nei server, quante GPU. Questo è molto diverso nel mondo del caso AI, bisogna dire, dove effettivamente lì è praticamente tutto accelerato, quindi puoi mettere molte GPU con poche CPU. Invece in molti casi HPC questo non è vero, come abbiamo visto anche prima, quindi c'è un rapporto 1-1 che permette di bilanciare meglio in molti casi la prestazione su molte applicazioni. Anche questo l'ho accennato, lo ribadisco, ci sono due sistemi diversi di memoria, quello legato appunto a Grace che è basato su questa approccio, tecnologia low power, DDR5, mentre invece la memoria di GPU è basata chiaramente sulla versione più prestazionale, quindi la memoria HBM di varie generazioni, 3 e così via. Quindi diciamo che ognuno dei due componenti prende il meglio, diciamo così, dai vari punti di vista. L'importante è che, come ho detto più volte, esiste poi comunque la connessione chip to chip, che se non sbaglio appunto 900 GB al secondo, permette sostanzialmente di far sì che se un pointer di memoria
viene sfruttato, viene visto da un'applicazione CUDA che gira sulle GPU, questo pointer può essere indifferentemente, può puntare indifferentemente alle memorie, direttamente alla memoria HBM o alla memoria di sistema LP. E questo diciamo che è quasi trasparente dal punto di vista delle applicazioni, perché l'eventuale trasferimento della pagina di memoria avviene da parte del sistema in maniera abbastanza efficiente, tale per cui l'applicazione ne risente poco. Quindi semplifica anche molto la scrittura di applicazioni accelerate e o ibride. Ci sono vari flavor con cui abbiamo messo sul mercato questa prima generazione di sistemi misti Grace Hopper. Poi abbiamo anche annunciato chiaramente la versione Blackwell che verrà nel prossimo anno, come accennato stamattina al nostro Vice President EMEA Rod Evans. Comunque dicevo appunto, disponibili adesso, grazie a E4 in particolare, ci sono varie versioni, quindi Grace Hopper HBM3, Grace Hopper un po' più spinto, con più di memoria, più banda passante grazie all'HBM3E, e poi c'è la versione dual socket, che o meglio, con due super chip Grace Hopper, quindi avrete due ARM e due H100 sostanzialmente fortemente integrati in un sistema server dual socket sostanzialmente. Noi chiamiamo questo tipo di sistemi, il disegno di questo tipo di sistemi lo chiamiamo MGX, E4 è in grado di fornirli anche eventualmente in modalità demo. Questo è il sistema che chiamiamo NVL2 perché forse c'è una slide più di dettaglio dopo, in questo server è anche implementata non solo la C2C tra i Grace, ma anche tra Grace e l'Hopper, ma anche il classico NVLink fra i due Hopper, quindi tra le due GPU. Quali sono i risultati? Di nuovo, prestazioni sia dal punto di vista assoluto sia dal punto di vista di efficienza energetica. In questo caso abbiamo preso dei codici open source tipici del mondo HPC, tre flavor diversi, un Molecular Dynamics, un codice di Climate and Weather e un codice credo di Quantum Lattice Chromodynamics. Come vedete, di nuovo il messaggio è alte prestazioni assolute, ma anche efficienza energetica elevata. Vi faccio notare una cosa che forse non è ovvia: qui stiamo guardando il confronto fra, sostanzialmente stiamo vedendo la stessa GPU sostanzialmente, ma stiamo passando da x86 a Grace tightly coupled, quindi passando dal verde militare al verde Nvidia, vedete che c'è a parità di GPU, se volete, c'è il vantaggio garantito dalla nuova tipologia di architettura. Abbiamo già accennato alla implementazione che c'è stata a Lugano, al centro di supercalcolo di Lugano, CSCS, la macchina Alps, primi risultati in un codice accoppiato oceano-atmosfera. In questo caso in particolare è interessante perché mi dicono, non sono un esperto, ma mi dicono che mentre il codice atmosfera è molto ben parallelizzabile, il codice oceano no, quindi è particolarmente interessante il fatto che 1-1 si riesce a sfruttare al meglio l'architettura ibrida, quindi il meglio dei due mondi, se vogliamo, in questo specifico caso. Un altro aspetto interessante è che chiaramente abbiamo parlato di intelligenza artificiale tutto il giorno, in particolare sull'inferenza, il fatto di avere più memoria a disposizione abbastanza ben indirizzabile dalla GPU, grazie a queste interconnessioni di cui ho parlato varie volte. Sostanzialmente la GPU è in grado di vedere molta più memoria, cioè la memoria di sistema, implementata sul low power DDR. Quindi cosa vuol dire? Che quando si mette in piedi una infrastruttura che deve rispondere a, per esempio, implementare un LLM particolarmente con un bel numero di parametri, si vogliono chiaramente garantire le prestazioni su più utenti, più transazioni contemporaneamente. Qui l'esempio è con due utenti, ma potrebbero essere decine.
diciamo, il bottleneck tradizionale dal punto di vista della memoria per salvare il contesto. Sostanzialmente non c'era abbastanza memoria sulla memoria grafica, quindi andava ricalcolato il contesto e le matrici legate a come funzionano i transformer, eccetera, eccetera. Il risultato è che i tempi di calcolo si allungano. Questo bottleneck non c'è più nell'architettura integrata, si può sfruttare questa memoria maggiorata, diciamo così, grazie a questa interconnessione, in modo da ridurre poi i tempi di calcolo, perché non si devono fare ricompute. What's next? Rod Evans ha già presentato questa slide, la ricordo, c'è una roadmap molto robusta da parte di Nvidia, che è stata annunciata dal nostro CEO Jensen, che sostanzialmente vedrà GPU ovviamente, ma anche CPU e tutti gli chip che sono legati al networking, sia quelli per diciamo il NIC o Smart NIC, tipo il nostro BlueField, ma poi NVLink e i chip legati poi proprio alla creazione di switch. Passeremo all'architettura Vera Rubin, qui giochiamo un po' con i nomi, no? Grasshopper, credo l'ammiraglio americano credo che uno ha inventato il COBOL, non vorrei dire una stupidaggine, una delle prime sviluppatrici dei compilatori essenzialmente, non mi ricordo se il COBOL o Fortran, e Blackwell, e poi in futuro, stiamo parlando del 2026, Vera Rubin. Astrofisica, se non ricordo bene, chiedo a Luca, perché magari Luca se lo ricorda, sto guardando te, però vabbè, magari anche Paolo se lo ricorda. Comunque diciamo, continuiamo diciamo la tradizione di mettere i nomi legati a ricercatori importanti. Con questo concluso, però c'è una backup slide che volevo mostrare, quella per, diciamo, la lascio in background, magari se c'è anche qualche domanda. Abbiamo ancora 3 minuti, quindi me lo posso permettere, sono andato veloce, e dettaglia un pochino meglio le interconnessioni nella modalità diciamo NVL2, quindi Grasshopper NVL2, dettaglia un pochino meglio quali sono le interconnessioni di tipo NVLink, per esempio, di tipo C2C tra Grace e Hopper, lo stesso superchip, e anche tra addirittura Grace, tra due diversi Grace anche c'è un'interconnessione ad alte prestazioni, quindi è un sistema molto, veramente molto tightly coupled, oltre naturalmente a tutto l'I.O., ai vari slot PCI Express e all'I.O. ad alte prestazioni con NetX 7, che è importante per aggregare cluster, per esempio con InfiniBand. Non so se ci sono domande, altrimenti abbiamo concluso. Grazie. In anticipo. Grazie anche dell'anticipo prezioso.